Io attingo i miei attori nelle comunità di drogati, diciamo negli istituti di malattie mentali, insomma, e sul raccordo. Lui l'ho trovato sul raccordo, abbandonato, ho aperto la portiera, ho fatto tac, è saltato sopra ed ecco il momento. Come sono saltato? Indietro, all'indietro. Tu vuoi andare a vivere in un residence? Vuoi lasciare papà da solo, vecchio com'è? Sì, ma voglio dire, sono 50 anni che state insieme. Ma se papà non ti ascolta, è perché è sordo. Non è incompatibilità, è sordità. Genitori e figli, istruzioni per l'uso. Perché i genitori non è che sono una categoria che nasce giusto per rompere i coglioni ai poveri figli. Ma sei cretino! Adesso tutti insieme siete diventato razzista! Ma almeno lo sai cosa vuol dire essere razzista! Sì, è quando ti fanno schifo quelli che vengono dagli altri paesi. Ecco, lo so. Genitori e figli racconta il confronto scontro tra il mondo degli adulti e quello dei giovani di oggi e lo fa attraverso lo sguardo disincantato della 14enne Nina, divisa tra i primi amori, pudori e le incomprensioni con i due genitori, interpretati da Luciano Littizzetto e Silvio Orlando. Il sottotitolo del film è Agitare bene prima dell'uso. Che succede se si agita male? Finisce come quelle radioline, sai, che poi dopo si rompono, le agiti un po', funzionano per un po' e poi si rompono definitivamente. Bisogna agitare per bene. Vedi per strada un bambino che ha delle difficoltà a camminare, come possiamo dire? Vabbè, uno zoppo. Tu che fai? Gli fai lo sgambetto? Ma che schifo di esempio fai? Lasciami stare. Ma zitta, per favore. Ma zitta, per favore. Allora, che fai? Gli fai lo sgambetto? Sei un bambino italiano, no? Ma sei cretino! Penso che il messaggio vero del film sia proprio quello che bisogna litigare tra genitori e figli, bisogna dare una smossa, bisogna discutere anche fino a notte inoltrata, anche su cose che sembrano effimere, anche su argomenti tipo come nel film mio, Il Grande Fratello. Bisogna discutere perché là dove non si discute e c'è il silenzio, c'è l'appiattimento, lì cova qualcosa di più tremendo, tipo l'odio nelle famiglie. Invece dove si litiga invece si crescono i sentimenti, secondo me. Va bene, un'altra. Mamma, calmati, non mi ha violentato nessuno, era un ragazzo di scuola mia, io lo volevo fare, l'avevo deciso io. Ma intanto bisogna agitare, perché le cose se non si agitano sono stagnanti e poi succedono delle cose, si ridà vita a quello che sembra apparentemente morto. Ma tu che tipo di adolescente sei stata? Davi filo da torcere ai genitori? Facevo sempre il contrario di quello che dovevo fare, però non ero cattiva, ribellissima, lo sono diventata molto di più dopo. Ti pare il momento di fare queste cose per me? Ma Ma chissà, con senti, tutti i problemi che abbiamo a casa nostra, ti in pare il questo momento momento di ti pare il fare momento anche di aggiungere quella roba lì? Sì, facciamo. Poi sei ancora troppo piccola, Ma tutte le mie amiche l'hanno già fatto! Ma chi se ne frega delle tue amiche? Chi se ne frega? Perché? Se le tue amiche si buttano dal Tevere con un prosciutto al collo, lo fai anche tu? Eh? Cos'è, una gara chi la smolla prima? Nel film ho un fratello razzista che ha 8 anni, che invece a casa non ho un fratello razzista, però ho altri 4 fratelli. Quindi anche per mia madre è difficile badare a 5 fratelli, quindi non ho tantissime attenzioni. E questo può essere sia un bene che un male. A volte magari ti senti comunque un po' sola, un po' messa da parte, se possiamo dire. Però a volte è anche un bene, magari stai a casa da sola perché devi accompagnare, mia madre sta accompagnando tutti i miei fratelli a fare gli sport, quindi sono fortunata, mi piace il rapporto che ho con i miei genitori. Grande fratello. Sì. Ha deciso lui? No, io non sono prevenuto verso di te, figlio mio. Io sono prevenuto su certe tue idee del cazzo! Ma 300.000 euro ti sembrano una scorciatoia? Ma il soldo va guadagnato facendo qualcosa e non scaccolandosi in diretta per 3 mesi sopra un divano assieme a un altro branco di deficienti! Io ho fatto un percorso simile a quello di Gigio, sono riuscito ad andare avanti, però non ho avuto quel tipo di frizione con i miei genitori. Cioè, io, mia mamma fa l'attrice, mio papà è abbastanza anche un amico, sono riuscito a spiegare. Sì, Luigi, ha ragione, papà, è un po' umiliante. 6 milioni di italiani guardano il Grande Fratello. Siamo tutti dei coglioni. Sì! Scusa, non mi chiedere. Nina, arriva mare! Oddio, che vergogna. Clara! Le liti tra i miei genitori erano continue. Io, per non ascoltarli, immaginavo che pronunciassero solo una sfilza di numeri. Tu sei più o meno intelligente dei tuoi amici? Più intelligente. Per una donna l'intelligenza è importante. Più delle tette e il culo. Io sono un figliaccio, io non sono un buon figlio, però ho la fortuna di
di avere dei genitori talmente giovani. Io con mia madre ho 17 anni di differenza, con mio padre ne ho 22, che posso fare tutto quello che voglio. Ma che tu non la pippa la cocaina? Che dici, sarà forfora. Che schifo, ma come forfora? Porca troia, c'è mia madre. Per te sarà finita, per me non è finita manco per niente. Io non sono fatta per fare l'amante, ho la faccia da male. Ma non ho capito, se lui che è alto o tua madre che è bassa. Comunque mi fanno capire le cose. E poi fortunatamente io una cosa personale, quando ho iniziato questo mestiere, che ti fa crescere, che ti fa capire delle cose. Quindi le ho fatte fino a 14, fino a quando ho iniziato a fare questo mestiere. Esisteranno un paio di genitori che non litigano mai? E se sì, dove li posso acquistare? Uno, due, aspetti tre, è ammalato di mente, lasciatelo. Allora, vieni, ma pronti? Ciao, spettacolo! E che spettacolo? Uno, due, tre, ciao! Che spettacolo, mamma mia! Guarda, che schifo, uno schifo!